Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben ritrovati dal Capolino di Follonica in questo sabato 15 dicembre 2018. Ritorna la Serie A1 per l'undicesima giornata. L'Impredil Follonica ospita il Valdagno. Una buonasera da Enrico Giovannelli, accanto a me come al solito. Maurizio Ceccarelli, ciao Enrico, buonasera a tutti. Maurizio, noi non abbiamo visto tante partite dal vivo ultimamente, che il Follonica ha sempre giocato in trasferta, 3 di fila, vittoria in Francia per l'Eurolega, poi 2 sconfitte a Sarzana e Forte Marmi. Invece il Valdagno è in una grande striscia positiva, ha conquistato anche il primo posto in classifica. Sì, è così, stasera è una delle poche partite appunto che il Follonica disputerà qui al Capannino, come hai detto tu, molte le gare in trasferta, e questa è una sfida davvero importante perché il Follonica è reduce dalla doppia sconfitta di Sarzana e Forte dei Marmi, mentre il Valdagno è balzato nel frattempo in testa alla classifica. Quindi stasera per il Follonica è obbligatorio vincere per tornare, per ricominciare appunto il cammino, e anche perché ricordiamo che alla fine del girone d'andata verrà stilata la griglia per la Final Eight di Coppa Italia. Eh sì, ha detto bene, le prime 7 vanno direttamente alla Final Eight di Coppa Italia, più il Trissino come squadra partecipante. Se il Trissino logicamente le prime 7 va bene, ma in questo momento il Trissino sarebbe fuori, quindi le prime 7 vanno alla Final Eight, che si giocherà diciamo dal 1 al 3 di marzo appunto al Trissino. E allora subito con le formazioni, perché il Valdagno di Franco Vanzo si presenta davvero in grande spolvero, ha battuto anche nel posticipo il Vercelli per 4-2, e quindi sarà sicuramente un match da seguire. Stasera appunto il Valdagno con la maglia grigia, mentre il Follonica in maglia azzurra. Ma insomma, queste le formazioni. In porta per il Valdagno Guglielm Trabal, 40 anni, ma una leggenda, ha giocato in un sacco di squadre, Voltregall, Leida, Reus, Benfica, ha vinto Champions, campione del mondo, campione d'Europa, insomma spagnolo. Poi Samuel Ameto, numero 2, poi con il 4 un ex, Marc Pallares, il 6 Dario Jimenez, il 7 Gaston Tonci de Oro, col numero 8 Massimo Tataranni, il capitano, anche lui un ex, il 9 Alessandro Refosco, l'11 Filippo Zambon, il 22 André Centeno e il 26 il portiere di serva Andrea Bigarella. Come detto, l'allenatore Franco Vanzo, risponde il Follonica di Enrico Mariotti con la formazione tipo. In porta Giovanni Menichetti, poi i giovani Serz Cabella e Francesco Banini, e poi gli uomini di movimento, i titolarissimi Davide Banini, Mario Rodriguez che rientra dalla squalifica, Federico Pagnini, Stefano Paghi, Marco Pagnini, David Gelma Paz, che proprio oggi compie gli anni, quindi auguri, e il portiere di riserva Gabriele Astorino. Gli arbitri Franco Ferrari di Viareggio, Carlo Iuoro di Salerno, gli ausiliari Daniele Moretti e Michela Neri di Follonica. E parte allora l'undicesima giornata, il big match tra il Follonica e il Valdagno, capolista, conquistato proprio in questa settimana con i 3 punti, la testa della classifica, quota 23 insieme alla Forte dei Mammi, poi insegue a 22 il Valdagno, a 20 il Sarzana, a 18 il Follonica. Ma una classifica veramente cortissima, campionato molto equilibrato, molto livellato, me lo ha detto anche Massimo Mariotti, Maurizio, che è stato ospite nel nostro magazine Mondo Hockey, ha detto sì, effettivamente questo è un campionato che, se si guarda qualche anno fa, qualche squadra si era già staccata, qui adesso invece in un fazzoletto ce ne sono tantissime. Sì, è proprio così, sono tutte raggruppate in pochissimi punti, lo stesso Follonica che fino a 3 settimane fa era praticamente in testa alla classifica, le 2 sconfitte di Sarzana e Forte dei Marmi l'hanno relegato poi alla 5ª piazza, quindi questo dimostra di quanto questo campionato sia equilibrato, forse verso il basso, però è sicuramente più bello per chi lo vede da fuori ovviamente. Tanto gran tiro di Marco Pagnini in risposta di Trabala, palla colpisce il caschetto, quindi apprestiamoci a godere di questo campionato che, come detto, ci regalerà davvero tante emozioni da qui alla fine.
Eh sì, il Valdagno tra l'altro pericolosissimo con Tonci De Oro, lui è arrivato dal Forte dei Marmi, ma è un naturalizzato perché insomma ha giocato anche in nazionale, quindi lui è di scuola italiana, ma abbiamo detto nel Valdagno ci sono dei giocatori straordinari, perché una squadra là con l'età, quella allestita da Franco Vanzo, ma sono tutti ottimi hockeyisti e anche le riserve non sono da meno. Tanto c'è un fischio, c'è da battere la rimessa in gioco per la formazione azzurra. C'è la pallina Mario Rodriguez, il passaggio per Marco Pagnini, palla per Davide Pagnini, poi in qualche modo viene allontanato, la recupera Fede Pagnini. Se ne sono andati i primi due minuti del match, sempre fermi sullo 0-0, ma qui in ballo insomma ci sono punti no pesanti, pesantissimi. Tra l'altro sono arrivati da Valdagno, Maurizio, le brigate che non hanno smesso un secondo di incitare i propri beniamini. Sì, non sono tanti, ma stanno davvero facendo tanto rumore, tanto tifo. Beh, insomma, è normale. Valdagno è una piazza importante, una piazza storica, ha sempre avuto un gran pubblico dalla sua, poi adesso sta vivendo anche un ottimo momento, insomma, come abbiamo detto, è al comando della classifica insieme al Forte dei Marmi, quindi a buona ragione, ecco, i suoi sostenitori hanno deciso di seguire la squadra qui in Maremma. Sì, a proposito, fammi salutare gli amici appunto di Valdagno, Bausce e Tomba, che sicuramente saranno lì a vederci a questa partita, a godersi questa partita molto molto importante in una giornata che vede altri big match appunto giocare fortunatamente tutti al solito orario. In pista anche Trissino contro Breganze, Scandiano contro Forte dei Marmi, il Viareggio contro il Sarzana, tutti match interessantissimi. Poi il Sandri contro Oltiano, qui è un derby che vale un pezzettino di salvezza. Poi Monza Lodi, il derby brianzolo, per finire tra Vercelli e Bassano, davvero grande gare. E poi, come abbiamo detto, la stagione non si ferma mai, perché si giocherà il 22, sabato 22, poi si giocherà anche il 29 e poi si giocherà il 5 di gennaio, ma insomma non c'è soste per l'Hockey su Pista. Ma io, per quanto mi riguarda, la cosa non può che farmi piacere, perché insomma durante le feste c'è la possibilità anche per chi magari, anche per i ragazzi stessi che non vanno a scuola, di poter avere un po' di tempo per seguire i vari campionati e su tutti appunto quello di Hockey, quindi ben venga l'Hockey durante le festività. Intanto viene richiamato Mario Rodriguez, cartellino blu, ha trattenuto la ripartenza di Centeno e blu si becca, e Rodriguez si becca il cartellino blu, 4 minuti e 7 secondi, l'arbitro Ferrari non ha avuto dubbi, ha estratto subito il cartellino. Mario Rodriguez viene da 3 blu consecutivi a Sarzana e dunque parte in salita la partita per il Follonica. Sulla punizione di prima è entrato Dario Jimenez, che non ha un bello score in stagione, 1 su 8, però staremo a vedere quello che combinerà davanti a Giovanni Menichetti. Tutto pronto? Parte Jimenez davanti a Menichetti, il tiro, la parata di Menichetti, e dunque spreca l'occasione il Valdagno. Jimenez 1 su 9. Ha continuato insomma il suo score, non è riuscito a battere Giovanni Menichetti. Adesso però il Follonica ha poco meno di 2 minuti, con l'uomo in meno non sarà assolutamente facile da gestire. Vediamo insomma come Enrico Mariotti metterà la squadra. Eh sì, power play per il Valdagno che imposta. De Oro, Jimenez, poi la pallina per Centeno, la palla allontanata, la recupera Davide Banini, sicuramente uno dei portatori di palla più importanti. Dato scatta Federico Pagnini, va giù e c'è punizione di prima fischiata
in favore del Follonica, ma non c'è cartellino blu. Si lamentano nella panchina del Follonica, ma l'arbitro Carlo Iorio non ha tirato fuori il cartellino. Però la formazione azzurra, dopo 5 minuti e un secondo, può battere la punizione di prima. Ci va Banini e siamo sempre fermi sullo 0-0. Follonica sta giocando in inferiorità numerica per il blu a Rodriguez. Qui è stato fischiato il fallo, diciamo, come uomo lanciato a rete, ma non è stato estratto il cartellino blu. E allora Banini va a sfidare Guglielm Trabal. Tutto pronto, ha preso un po' di rincorsa Banini. Va Banini, prova con le finte. Ancora Banini, para Trabal. E allora il Valdagno dalla parte opposta. De Oro bloccato da Federico Banini. Maurizio, qui i portieri, insomma, non scherzano. Ha parato tutto Trabal, ci ha provato Davide Banini. Ci ha provato, ma insomma davanti aveva un'autentica leggenda di questo sport. No, volevo sottolineare Federico Bagnini, come è stato bravo ad andarsene di sponda, a saltare un paio di difensori del Valdagno, ad involarsi davanti a Trabal, poi il fallo che ha portato al rigore, ma non al blu, cartellino blu, come chiedevano appunto i giocatori del Follonica. Intanto Jimenez recupera Centeno, Amato. Valdagno ancora spinge in questo power play, manca poco alla chiusura. Poi il tiro da parte di Samuel Amato, la palla larga, ma sempre Valdagno che attacca con Dario Jimenez. Lui, giocatore argentino, ha giocato all'Eida, ma ha giocato per tanto tempo anche a Giovinazzo, mentre è rientrato Mario Rodriguez. Possiamo dire che non è successo nulla, che sia successo tanto. Sì, non è successo nulla, c'è stato insomma l'occasione per il Follonica, però i ragazzi sono stati bravi a gestire i due minuti di inferiorità. Non era facile, perché il Valdagno è una squadra davvero molto ben messa in pista, una squadra di grande esperienza, e quindi complimenti al Follonica per questo, per questa gestione, ecco, dell'inferiorità. Ancora Rodriguez che recupera la pallina, sembra indemoniato, sfera per Banini, Banini in mezzo per Rodriguez, Trabal piazzatissimo dalla parte opposta il Valdagno. Pallina un po' lunga per Tonci De Oro, indietro da cercare Jimenez, che prova un alza e schiaccia, bloccato. Alla fine si lotta, Jimenez che recupera. Se ne sono andati 7 minuti, punteggio ancora fermo sullo 0-0 al Capannino. Ricordo, 11ª giornata, ne mancano 2 e un pezzetto. Intanto il tiro di Jimenez largo alla fine del girone d'andata, importantissimo per qualificarsi appunto per la Final Eight di Coppa Italia. Intanto va Fede Pagnini, bloccato da Centeno. Indietro a cercare Rodriguez, Banini. Enrico Mariotti chiede la circolazione di palla. Valdagno però pressa anche molto alto. Pronto a rientrare in pista anche Max Tataranni, che scalpita lui, insomma, qui ha giocato tanti anni fa, atleta e giocatore formidabile. Intanto Banini in area, bloccato, recupera Jimenez per De Oro, il tiro, ma lì c'è Menichetti, anzi era Centeno. Un passaggio di Federico Pagnini un po' lungo, va a recupero Marco, la pallina però esce dalla pista, la rimessa in gioco sarà per il Valdagno, diceva appunto di Tataranni, che insegue in classifica marcatori il bomber di questo momento, che è Claudio Lopez Selva, detto Cacao, che ha segnato 19 gol, ma Tataranni insieme a Verona inseguono a 15. Recupera pallina Amato, intanto Franco Vanza ha chiamato il primo time out. Poi c'è il tiro da parte di De Oro, la palla un po' larga. Bella combinazione però per la formazione veneta. Recupera Pagnini Federico, scarico a cercare Banini. Ora Marco Pagnini. Marcature strettissime, quelle imposte dal tecnico veneto che guida la squadra dal 2012, Franco Vanzo.
con ottimi risultati, sempre qualificato praticamente per i playoff. Poi quest'anno la scelta di puntare su un gruppo molto esperto, dato il tiro gol, il vantaggio del Follonica, ha segnato con il numero 5 Davide Banini. Follonica in vantaggio dopo 8 minuti e 55 secondi. Sicuramente c'è stata deviazione. Sì, mi è sembrato ci sia stata una deviazione sul tiro non fortissimo di Davide Banini, però Traballa è stato ingannato nettamente. Follonica quindi si porta in vantaggio proprio pochi attimi prima, insomma, del time out chiesto da Franco Vanzo. Vantaggio importante per un Follonica che ha approcciato molto bene a questa partita, davvero nel modo migliore. Questo gol, insomma, premia in qualche modo la formazione di Enrico Mariotti. Eh sì, per Davide Banini, sesto gol in campionato. Anche lui aveva fallito la punizione di prima, 0 su 5, perché ora con le statistiche, col sito della federazione, non si scappa nulla. Però effettivamente anche Davide Banini, insomma, è tornato al gol. Insegue i compagni di squadra, Maurizio, perché a quota 8 ci sono praticamente tutti gli altri. Ci sono Federico Pagnini, Marco Pagnini, Mario Rodriguez, David Gelma, poi a 3 c'è anche Stefano Paglio, sì, l'ho detto tutti, e a 6 adesso Davide Banini, quindi insomma una cooperativa del gol. Ah sì, è un dato importante, insomma, quando una squadra non dipende da un solo giocatore, ma ha più giocatori in grado di poter segnare, di poter dare un contributo in termini di gol, credo che sia un fatto positivo e credo che Enrico Mariotti stia lavorando molto anche su questo. Intanto Vanzo ha rimandato in pista Max Tataranni, lasciando però anche Dario Jimenez, quindi una squadra sostanzialmente molto propositiva. È uscito Centeno, Marco Pagnini, ora Banini, Rodriguez salta un avversario, però viene chiuso. Anzi, scusate, Centeno è rimasto in pista, quindi probabilmente è uscito De Oro. Gaston Tonci De Oro dunque ha fatto posto a Tataranni, ma insomma squadra sempre molto offensiva quella del Valdagno. Proprio Tataranni in posta, sbaglia però l'appoggio, recupera Marco Pagnini che sta diventando un playmaker a tutta pista. Si sta ritagliando davvero un ruolo fondamentale di ricucitura tra l'attacco, tra la difesa e l'attacco. Intanto tenta di andarsene Centeno, lo blocca Banini, l'arbitro era proprio lì, ha lasciato proseguire. Adesso Mario Rodriguez, anche se Centeno si è lamentato un po'. Tiro di Federico Pagnini, ribattuto da Tataranni. André Centeno, 32 anni, è portoghese ma gioca per la nazionale dell'Angola. Intanto un assist in area di Banini per Rodriguez, che alla fine viene ostacolato. Poi la bomba di Federico Pagnini, la difesa recupera, Jimenez, diagonale bloccato, Centeno amato. 14 minuti alla chiusura del primo tempo, Follonica in vantaggio, ha segnato praticamente al nono minuto Banini con un tiro accompagnato dalla media distanza, la pallina mi è sembrata deviata, ha ingannato Guglielm Trabal. Tataranni vuole pensarci un po' su, scambia con Centeno, andiamo a cercare Jimenez, poi Jimenez al tiro, la palla bloccata. Può scattare allora Marco Pagnini verso la porta, un assist, ma Rodriguez non può davvero arrivare sul secondo palo. E allora il Valdagno è già dalla parte opposta, in area bloccata, poi va Jimenez a sbattere contro la porta di Giovanni Menichetti. L'arbitro Ferrari però è lì, ha fermato sostanzialmente l'interruzione del gioco. Sullo slancio mi è sembrato Jimenez, forse insomma anche lì ci potrebbe essere stato qualche contatto, speriamo non sia fatto male. No, intanto speriamo che non sia niente di grave.
Sì, è arrivato di gran carriera, è andato a sbattere proprio contro la porta di Giovanni Menichetti, però insomma sembra che il tutto si possa risolvere, ecco, con un nulla di fatto, si è rialzato, è pronto per cominciare a giocare. Sì, fortunatamente nulla di grave per Dario Jimenez, 31 anni ma una vecchia conoscenza del nostro campionato, è tornato a rinforzare il Valdagno, davvero bomber, è stato anche capocannoniere se non ricordo male qualche stagione fa. Marco Pagnini in posta per Federico, è pronto anche ad entrare in pista Mark Pallares, anche lui davvero giocatore straordinario ormai per la sua lunga militanza, è un affiliato italiano, ma Mark portato in Italia anche nel Follonic. Vanini al tiro, la palla intercettata, recupera Amato, ora Jimenez, stiamo per arrivare alla metà del primo tempo, resiste al momento il vantaggio del Follonica. Jimenez tenta di liberarsi ma è chiuso, poi il fischio di Ferrari, probabilmente il tocco dei Menichetti fuori dall'area di rigore ha provocato il fallo. Sempre Valdagno, un filtrante, ma la palla ritorna a Jimenez. Jimenez poi si lamenta, probabilmente la botta al braccio. Va ancora il tiro centrale, para Menichetti, poi è entrato in pista anche Stefano Paghi. Non riesce a servire Pagnini. Jimenez prova il tiro bloccato, arriva Centeno, ma lì c'è Menichetti. Ma a quanto vanno, Maurizio? A mille all'ora, hanno iniziato e stanno continuando, è andato Manini dal limite, prova il tiro ribattuto, stanno andando veramente a tutta, un inizio scoppiettante, finché ne hanno, insomma, buon per lo spettacolo perché la partita ne sta uscendo davvero molto bella. Sì, sarà magari l'aria freschetta, ti devo dire. può essere, si devono scaldare. Riparte allora Tataranni. Chiuso però da Fede Pagnini, rimane in possesso, palla, riesce a scaricare per Tonci De Oro, è uscito allora Jimenez. Centeno De Oro, che qui al capannino è stato sempre protagonista di grandi partite. Tanto esce Marco Pagnini, entra David Gelma Paz, gli rinnoviamo gli auguri perché oggi compie 25 anni. E quindi insomma credo voglia togliersi qualche soddisfazione in più, Ma sì, mi associo ovviamente agli auguri a Davide. Beh, sarebbe bello insomma potesse festeggiare magari con una vittoria del Follonica, magari anche con un suo gol o più gol. Ha avuto non tantissimo spazio fino a questo momento, abbiamo già sottolineato anche in altre occasioni, e quindi quando ha la possibilità ovviamente cerca di dare il suo contributo, ovviamente ci vuole tempo, l'abbiamo anche questo detto a più riprese, il ragazzo è giovane, ha la prima esperienza in Italia, intanto si invola, gran tiro, palla che tocca all'esterno della rete dando l'illusione ottica del gol. Come detto, ha bisogno di tempo ovviamente in un campionato nuovo con sistemi di gioco e arbitraggi diversi ovviamente da quelli a cui era abituato, quindi diamogli il tempo e vedremo che anche Germán insomma alla fine sarà un giocatore importante per questa squadra. Eh sì, si è subito messo in evidenza con un tiro di prima intenzione in diagonale sull'esterno della rete di Trabal. 10 minuti esatti alla chiusura del primo tempo, il gol al nono realizzato da Davide Banini per il Follonica, poi Paghi para tutto Trabal, recupera Stefano Paghi che lui anche se segna qualche gol in meno dei compagni ma si distingue nella speciale classifica degli assist, ben 7, mentre nel Valdagno c'è Dario Jimenez che oltre a fare 6 gol lui è tra le prime posizioni perché di assist ne ha confezionati ben 13. Attacca allora la formazione veneta, Tataranni andato a cercare proprio Mark Pallares, è entrato in pista anche lo spagnolo ma ormai italiano Mark Pallares. Centeno, la botta alta,
Pallina carambola sulla ribattuta sulla stecca di Paghi. Paghi al tiro, si immola Centeno che poi va al recupero. Match fino a questo momento elettrizzante ma anche molto intenso. Chiamato un time out in questo momento Enrico Mariotti. De Oro, cercare palla res, un po' di spazio dietro per Centeno. Cercare ancora Gaston De Oro, il tiro anche in questo caso sull'esterno della rete, la pallina è rimasta dentro, imbrigliata appunto nella porta. Allora al rientro in pista dopo il time out ci sarà un ingaggio. Cosa possiamo dire, Maurizio? Forse nell'ultimo paio di minuti le squadre hanno rallentato di qualche giro, ma se no fino a questo momento a tergicristallo, avanti e indietro. Sì, vabbè, è normale insomma che poi ci sia un attimino di tregua, devono riprendere un po' di fiato, però sono andate davvero a mille all'ora tutte e due, offrendo veramente un gran bello spettacolo, ecco, per il pubblico. Bene il Follonica, come detto, ottimo l'approccio, meritato anche il vantaggio, però insomma il Valdagno non molla assolutamente, è una squadra forte, una squadra tecnicamente forte, allenata da un tecnico di grande valore e di esperienza come Franco Vanzo, quindi insomma il primato in classifica è lì a dimostrare insomma la forza di questa squadra, quindi il Follonica dovrà rimanere su questi livelli anche e soprattutto di concentrazione, perché qui come abbassi un attimino la guardia insomma rischi di venire punito. Eh sì, sono d'accordo anch'io, Maurizio, qui mai abbassare la guardia, ci sono dei giocatori che ti puniscono se gli lasci veramente qualche decina di centimetri di spazio. E allora De Oro va a contendere la pallina a Gelma, l'arbitro Carlo Iorio ha sistemato la sfera all'incrocio delle righe. Sfera verso De Oro, ma che si lamenta per aver ricevuto una spinta. Possesso comunque torna al Follonica. Avanza Paghi. 8 minuti alla chiusura del primo tempo e vede la formazione azzurra di Enrico Mariotti avanti per 1-0. Paghi per Rodriguez, va al tiro Rodriguez, c'è la potenza ma non la precisione, palla alta. Allora Valdagno con Tataranni tenta di mettere in mezzo, può recuperare senza problemi Stefano Paghi. Pallina per Fede Pagnini che avanza, chiuso da Pallares, poi Centeno riesce a scaricare Fede Pagnini per Gelma che con un alzo e schiaccia va in porta, ma il tiro è centrale, para tutto traballo, poi Fede Pagnini recupera, tenta di portarsi in avanti, il tiro deviato, Gelma nell'angolo, Rodriguez indietro per Paghi. Adesso il Valdagno mi sembra che non presse più come nella prima parte di gara, Maurizio. Sì, sono d'accordo, sì, che Valdagno ha rallentato, ma insomma, stanno prendendo un po' di fiato, stanno cercando un attimino di riorganizzare anche le idee. Altri 45 secondi per l'attacco del Follonica, ma Tataranni soffia la pallina a Gelma, può ripartire allora il Valdagno, lo fa con Pallares, cercare De Oro, Follonica invece è lì che aspetta praticamente sulla propria tre quarti. Andagna adesso in possesso palla prolungato, va De Oro, un po' di spazio, Rodriguez si immola, recupera Gelma, Paghi pensa all'assist ma palla resta, ha bloccato tutto. Adesso il contropiede del Valdagno, De Oro chiuso, poi il tiro, la palla è lì, carambola davanti alla porta e poi in qualche modo la fa sua Gelma. Lì c'era Menichetti, Maurizio non sapeva cosa fare quasi. Sì, continuava a saltare, infatti gli arbitri erano pronti per fischiare un ingaggio, invece poi Stefano Paghi è riuscito a togliere la pallina praticamente tra le gambe di Giovanni Menichetti e a rimetterla in gioco. Buon per il Follonica.
La si riprova la formazione del Valdagno con De Oro, che si è ritrovato la pallina davanti a Menichetti, ma era un po' in ritardo, è rimasta un po' sotto, quindi non ha potuto concludere nel migliore dei modi. Ma sempre Valdagno, De Oro, ora indietro per Pallares. Pallares, la conclusione, colpito praticamente vicino al viso Stefano Paghi, comunque non fa una piega. E allora un po' di riposo per Federico Pagnini, rientra Marco. Sicuramente era palla alta. Può ripartire allora il Follonica con Gelma, inseguito da De Oro. Scarico su Paghi, indietro per Rodriguez. Poco più di 5 minuti alla fine della prima frazione. Con Gelma davanti a Trabal, che chiude sul primo palo. E allora Tataranni, lo scarico per Centeno, che rimette a rimorchio, ma non c'è nessuno. Può andarsene Marco Pagnini, il tiro! Non so cosa aveva combinato Marco Pagnini, un alza e schiaccia incredibile mentre scattava un giocatore, Maurizio. Mentre scattava un giocatore si è inventato un alza e schiaccia con pallina che è uscita veramente a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Trabal. Davvero un'azione da manuale. Se ci scappava il gol, Enrico, veniva giù il capannino. Sì, se ci scappava il gol, te lo dico subito, era il gol della settimana. Recupera allora Stefano Paghi, poi la spinta da parte di Centeno, il terzo fallo di squadra per il Valdagno. Il Follonica è fermo a uno, quindi fino a questo momento nessun problema sotto questo aspetto. Recupera Gelma, indietro per Marco Pagnini, ora Rodriguez, cercare ancora Gelma, Marco Pagnini, 4 minuti, Pagnini va al tiro ma decisamente largo, non c'è nessuna la deviazione. Tanto esce Centeno, rientra in pista Samuel Amato, che recupera subito. Amato è arrivato anche a giocare in nazionale, ma davvero un fisico strepitoso per Samuel Amato, tanti anni a Prato, poi Bassano, ora Valdagno. E arriva anche il secondo time out per Enrico Mariotti. Ricordiamolo, quest'anno la regola permette 2 time out per squadra a tempo, il secondo però da 30 secondi. Il gol dunque di Davide Banini sta facendo la differenza, Maurizio, però qui non è tutto aperto di più. Cioè, la partita è equilibratissima, cioè fa la differenza il gol di Davide Banini, ma il Valdagno insomma è un avversario insidiosissimo. Insomma, il Follonica ha rischiato anche di subire il pareggio, come ha rischiato fra virgolette di fare il 2-0, quindi una partita ancora aperta a qualsiasi risultato, tenendo anche conto che mancano 4 minuti scarsi alla fine del tempo e poi ci sarà tutto un secondo tempo da giocare. Intanto finisce il time out e si ricomincia a giocare. Eh sì, tutto pronto, cenno di intesa, può ripartire la partita. L'arbitro Ferrari però ha qualcosa da dire a Mario Rodriguez. Scarico proprio verso l'argentino Rodriguez, in avanti per Gelma, poi Marco Pagnini, ancora Rodriguez, trova libero Banini. Banini bloccato, Tataranni per Tonci De Oro, che punta la porta, ma lì c'è Menichetti. Poi Rodriguez tenta di andarsene, ma non riesce a mettere in mezzo, probabilmente però con il pattino c'è stata la deviazione. Alla fine anche un fallo di squadra contro il Follonica. 3-10 alla chiusura del primo tempo. Amato, Pallares, Tataranni, sempre Valdagno a impostare, Tonci De Oro, Tataranni che mette in mezzo, c'è deviazione ma Gelma in anticipo. Davvero una grande concentrazione anche in difesa, Maurizio. Sì, no, la squadra veramente messa in pista molto bene e con l'atteggiamento giusto, ecco, non
la squadra veramente non fa una grinza, atteggiamento perfetto, concentrazione anche nelle piccole cose, ecco, la squadra veramente attenta a ogni situazione, questo fino a questo momento ha dato i suoi frutti. Tanto la parata di Trabal su Gelma, poi un tentativo di contropiede. Tonci d'Oro fa segno ai propri compagni che bisogna far girare la pallina velocemente. Palla res, Tataranni, d'Oro, limite dell'area, il tiro deviato. Però con tre passaggi la formazione di Franco Vanzo è arrivata alla conclusione. Poi Pagnini riesce a entrare in area, ma la sfera si è un po' allungata. Siamo entrati negli ultimi due minuti. Gelma avanza da sinistra. Scarico per Banini. Ancora Marco Pagnini. Rodriguez. Una quindicina di secondi per chiudere l'azione d'attacco. Gelma va al tiro, ma esterno. Recupera. Ancora Gelma. Per Marco Pagnini, che avanza un po' di spazio, il tiro, la parata di Trabal. Ottimo, ha allungato il gambone sinistro e ha ribattuto Guglielmo Trabal. Ora Rodriguez, chiuso, prova la pallina Amato, lo scarico per d'Oro, Tataranni, a spazio, la parata di Menichetti. Davvero a ogni azione è un pericolo. Pallares, d'Oro, Valdagno che spinge, la conclusione da Taranni, ma lì Menichetti fa sempre buona guardia. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Marco Pagnini, Banini, avanza Davide Banini, chiuso da Tataranni, sempre Banini dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno e c'è il gol di Mario Rodriguez, è spuntato dal nulla Mario Rodriguez, l'assist al bacio di Davide Banini, Follonica 2, Valdagno 0. Hai detto le parole giuste, è spuntato dal nulla perché è arrivato come un falco la botta di Mario Rodriguez, servito da Davide Banini per il gol del 2-0 quando mancano 25 secondi alla fine del tempo, e questo, Enrico, lasciamelo dire, è un gol pesantissimo. Sì, sono d'accordo, anche perché insomma il Valdagno, intanto però Gelma para tutto, per Rodriguez, la palla larga, Rodriguez ha sfiorato il suo decimo gol dopo aver segnato il nono, davvero sul primo palo al volo, pallina imprendibile per Trabal. Valdagno sembrava avere deciso insomma di controllare gli ultimi secondi, invece ha subito il raddoppio del Follonica. Maurizio, squadra a riposo, 2-0, ma questa non è una partita chiusa, assolutamente no, però mi sento di poter dire 2-0 meritato da parte del Follonica per tutta una serie di motivi, per come ha approcciato a questo match difficile contro la capolista Valdagno, e poi per come lo ha gestito. Anche dopo il gol del vantaggio ha sempre tenuto la pallina, come Enrico Mariotti insomma predica sempre, di ripartire, di far girare la pallina, di non andare a cercare l'avversario, ma di ragionare. La squadra ha ragionato e alla fine è arrivato meritatamente anche il gol del 2-0. E allora con questo è davvero tutto, a risentirci per l'inizio della ripresa. Squadre di nuovo in pista al Capannino, è praticamente tutto pronto per l'inizio della ripresa. Maurizio Carelli, tanto te lo chiedo sempre, ma negli spogliatoi gli allenatori cosa hanno detto alle loro squadre? Ma Enrico Mariotti sicuramente di continuare così, perché credo che sia soddisfatto di come la squadra ha affrontato questo primo tempo davvero in maniera impeccabile, giocando con attenzione, giocando con grinta, con determinazione e anche tecnicamente sbagliando veramente, veramente poco. È chiaro che dall'altra parte Franco Vanzo non sarà certamente contento del risultato, anche se credo che sulla prestazione anche lui possa dire poco, ecco, perché insomma il Valdagno ha giocato un ottimo primo tempo, è mancato il gol, però per il resto ottima prestazione dei giocatori del Valdagno.
Sì, sono d'accordo anch'io, insomma il Valdagno ha tenuto un gran ritmo per almeno un quarto d'ora dall'inizio della partita, poi ha concesso qualcosa, Folloni ha sfruttato le occasioni, soprattutto il tiro di Banini che probabilmente è stato deviato, poi insomma capiremo se la deviazione è stata di Marco Pagnini o di qualchedun altro. Poi il gol, quello del 2-0, un po' clamoroso perché Banini dietro la porta non è stato praticamente chiuso, ha aspettato l'arrivo di Rodriguez sul primo palo, Rodriguez al volo ha insaccato alle spalle di Guglielm Trabal e dunque 2-0 e se n'è già andato il primo minuto della ripresa. Il tiro da lunga distanza di Amato, la parata di Menichetti. Riparte allora Marco Pagnini in pista insieme a Davide Banini, Fede Pagnini e Rodriguez nel Valdagno, che adesso ha commesso un fallo, probabilmente un tocco con il pattino, con qualcos'altro. Formazione mandata in pista da Banzo e composta da Trabal, Centeno, Pallares, Amato e Tataranni. Punizione interessante dal dischetto della punizione di prima. C'è da capire, è arrivato un suono di una sirena. I falli di squadra allora sono 5 per il Valdagno, 2 per il Follonica. C'è da battere ancora la punizione, dicevo, dal dischetto del tiro libero. Federico Pagnini avvicina a sé Rodriguez e Marco Pagnini, vero gran mischia. Va Rodriguez, la palla deviata, la recupera però Banini, posta Rodriguez per Marco Pagnini, cercare Federico Pagnini. Tra l'altro tra Follonica e Valdagno ci sono un'infinità di precedenti, ma adesso seguiamo l'azione con Pallares, sfera per Amato, recupera Marco Pagnini, tenta di andarsene, chiuso ora Rodriguez, Davide Banini che mette in mezzo ma la palla intercettata. Davide Banini, Maurizio, mi è venuto in mente, è stato premiato anche dal CONI al merito sportivo, soprattutto per quello che ha combinato anche agli europei, a mondiali, insomma con il Follonica, giocatore che negli ultimi anni crescita esponenziale. Sì, un riconoscimento giusto per un atleta, per un ragazzo che in questi ultimi anni, come hai detto tu, insomma è cresciuto davvero molto, ha ottenuto grandi risultati sportivi, tante soddisfazioni, poi un ragazzo davvero per bene, ecco, mi piace sottolinearlo perché questo credo al di là poi dell'aspetto sportivo sia quello che conta di più, ecco, ragazzo a posto, ragazzo molto intelligente, quindi tutto molto meritato. E intanto ha sfiorato il terzo gol a Davide Banini, gran botta da destra. Dicevo appunto dei precedenti, 78 gare tra Follonica e Valdagno, 38 vittorie del Follonica, 29 del Valdagno, 11 pareggi. A Follonia però la formazione di casa vince da 3 partite consecutive e anche in Coppa Italia un anno fa. Eh sì, tutto vero, intanto Follonica che ancora si porta avanti, anzi stavamo parlando, non abbiamo sottolineato insomma l'occasione per il Follonica di segnare il terzo gol, il tiro è uscito di poco, Follonica che comunque continua a tenere alto il ritmo perché con questo Valdagno non puoi fare altrimenti. Eh sì, i tifosi delle brigate valdagnesi sono lì a incitare i propri beniamini, ma Follonica tenta di amministrare un po' la pallina in questa fase. Marco Pagnini avanti 2-0, la formazione di Enrico Mariotti, Pagnini al tiro, la palla deviata, ma Trabal avrà anche 40 anni ma sta mettendo davvero molte pezze anche in questa gara. Recupera la sfera Centeno, prova il tiro da lunga distanza, poi la pallina carambola sulla stecca di Tataranni. Amato, Pallares, una ventina di secondi a chiudere l'azione d'attacco, Max Tataranni,
con la sua classica andatura. Poi ha commesso fallo Tataranni, che ha ostacolato il difensore. Può ripartire Fede Pagnini, Marco, cercare Rodriguez, in avanti per Banini, ancora Fede Pagnini per linee centrali, va lo scatto al tiro, traballa, ci ha messo il guantone Maurizio sulla gran botta di Fede Pagnini. Eh sì, ancora trabalzo, un Federico Pagnini particolarmente ispirato questa sera, davvero sta giocando una gran partita, ricordiamo in inferiorità, insomma, la grande azione che ha portato poi al tiro diretto non realizzato da Banini. Intanto ancora Giovanni Menichetti, è un Valdagno che ha alzato il pressing, insomma, ha alzato pressing e ritmo, che si fa davvero minaccioso sotto la porta di Giovanni Menichetti. Sì, la parata sulla pallina vagante era capitata a Pallares, il tiro è venuto centrale ma Menichetti l'ha tenuta lì, la recupera Tataranni. Ora per Centeno, poi va giù Tataranni, si lamentano dalla panchina del Valdagno ma gli arbitri lasciano proseguire. Banini per Pagnini, credo traballa, ci abbia messo nuovamente il guantone a fil di palo Centeno, poi il tiro, ma lì c'è Menichetti, poi la palla allontanata da Fede Pagnini. Non c'è un attimo di sosta mentre Vanzo prepara il rientro in pista di Dario Gimenez, mentre Tataranni si sta lamentando con Carlo Iuorio, l'altro direttore di gara, che insieme a Franco Ferrari sta dirigendo il match, aiutati anche dall'ausiliari Daniele Moretti e Michela Neri di Follonia. Intanto una pallina a rigore incredibile, probabilmente era scivolato Marc Pallares, poi ha intercettato la sfera. Questo è l'episodio da rivedere, ma lì Franco Ferrari non ha avuto dubbi, ha fischiato il penalty, probabilmente era con i bracci a terra quindi non poteva toccare, questa è un'infrazione e dunque tiro dal dischetto, ci va Fede Pagnini. Sì, noi abbiamo visto poco però ci fidiamo, insomma, di Ferrari, che è andato dritto con il dito a indicare il dischetto del rigore, quindi rigore per il Follonica, Fede Pagnini sul punto di battuta. Inutile dire che questa è un'occasione davvero ghiottissima per il Follonica. Eh sì, il capitano Federico Pagnini va a sfidare Guglielmo Trabal, che viene invitato a tenere alta la stecca. Tutto pronto? Va Fede Pagnini, gol! All'incrocio dei pali! Federico Pagnini, ma soprattutto Follonica 3, Valdagno 0 per Federico Pagnini, nono gol, 5 su 9 dal dischetto. Questo è il marchio di fabbrica di Federico Pagnini, implacabile davvero dal dischetto anche in questa occasione, rigore tirato benissimo e questa volta neppure Trabal davvero ha potuto far niente per evitare il terzo gol del Follonica. Quando mancano poco più di 19 minuti alla fine del tempo, ovviamente vedo Enrico Giovannelli che scuote la testa, la partita è ancora lunghissima, quindi però insomma 3-0 è un vantaggio importante. Eh sì, poi insomma con questi campionissimi che ci sono nel Valdagno, uno è qui come Tataranni che viene bloccato, si lamenta Max Tataranni, ma a parte Banini, le finte su Pallares, alla fine decide di rifiatare, appoggiarsi su Federico Pagnini. Ora Marco ha un po' di spazio, va Marco il tiro ma la deviazione. Partita fin qui bellissima, anche se il Follonica insomma è riuscito a mettere la testa avanti. Fede Pagnini cercare Rodriguez, Fede Pagnini per Marco, la difesa del Valdagno in qualche modo è riuscita a chiudere le linee per il tiro. Ora Marco avanza, cercare Fede Pagnini, ancora Banini, Rodriguez, Marco Pagnini a cercare Fede Pagnini, si va ai quattro cantoni per allargare un po' la difesa
del Valdagno. Ora Fede Pagnini tenta di mettere in mezzo, ma Tataranni allontana. 5 secondi a chiudere l'azione. Banini, non lo so se ha parato, ha colpito la traversa, ma Banini si è ritrovata la palla giusta in area, si è salvata la difesa del Valdagno. Eh sì, questa è stata un'altra grandissima occasione. Intanto Rodriguez ancora in contropiede, gran botta, palla però sopra la traversa. Sì, Banini si è ritrovato la pallina sulla stecca, poi come ha detto tu non si è capito bene se Traballe è riuscito a respingere oppure la traversa. Fatto sta che si rimane sul 3-0 col Follonica ancora in avanti. Un po' di fiato per Rodriguez, è entrato in pista Stefano Paghi, subito servito, anzi no, per Banini, però Centeno, diagonale pericolosissimo, recupera la pallina Rodriguez, sfera per Marco Pagnini, intanto ha chiamato un time out Franco Vanzo. Paghi, Marco Pagnini, cercare ancora Fede Pagnini, poi la palla scorre, trova Paghi nell'angolo. Ora Marco Pagnini arriva in velocità, ha un po' di spazio, diagonale alto, la sfera è stata vista dal direttore di gara, ha fischiato la conclusione alta, arriva allora il time out, il rigore dunque di Federico Pagnini dopo 5 minuti e mezzo, ha portato sul 3-0 il Follonica, la prima frazione gol di Davide Banini e quello di Mario Rodriguez, ora la rete di Federico Pagnini. Mario Ceccarelli, io non lo so, insomma mancano 16 minuti e 44, c'è una vita, perché oltretutto poi questi sono giocatori che in un fazzoletto sanno inventare qualcosa di fantastico. Sì sì, no vabbè, premesso che insomma la partita è ancora lontana, ecco, dal scrivere la parola fine, però ecco, fino a questo momento noi dobbiamo analizzare quello che abbiamo visto fino a questo momento e possiamo che fare complimenti al Follonica per come sta interpretando la gara. Il Valdagno ha fatto un buon primo tempo, un ottimo primo tempo anche il Valdagno, però in questo secondo mi sembra che i ragazzi di Enrico Mariotti siano entrati in pista ancora davvero molto determinati, molto motivati. Ci si poteva attendere una reazione del Valdagno, invece è arrivato il terzo gol del Follonica e potevano essere anche 4, ecco, perché ha avuto un altro paio di occasioni abbastanza nitide. Quindi rimaniamo qui perché la partita è ancora ovviamente lunghissima, può succedere di tutto, però fino a questo momento direi che il Follonica merita davvero un applauso per quello che ha fatto. Eh sì, questa è la classica partita di cartello dell'undicesima giornata. Il Valdagno si è presentato da primo in classifica, Follonica invece scivolato con 2 sconfitte consecutive al 5° posto, sono 5 punti di distacco tra le due squadre, ma stasera formazione azzurra voglia di riscatto. Recupera la pallina Gelma, poi lancio davanti per Paghi, è uscito Traball dalla propria linea di porta, ha salvato tutto, può ripartire però Jimenez, si salva il Follonica, Amato il tiro, ma lì c'è Menichetti, il lancio illuminante di Gelma per Paghi che si è ritrovato a valanga, posso dire, Traballo in uscita. Sì, davvero davvero un grande gesto tecnico di David Gelma che praticamente dal limite della sua area ha servito in profondità e Stefano Paghi che non è riuscito però a superare Traballo, un'altra occasione davvero importante per il Follonica. Sono lamentati poi dalla panchina del Valdagno per l'ultimo intervento in area di rigore, poi Menichetti sulla conclusione di Amato, Gelma recupera, siamo quasi al 10° della ripresa, blocca tutto Amato, poi recupera Paghi, commesso fallo Samuel Amato. Stanno salendo i falli per il Valdagno, siamo al 7°, Follonica è ferma a 3. Recupera Fede Pagnini, Marco. Scarico tra i due cugini. Poi Gelma riesce in qualche modo a recuperare la pallina su Amato, mentre in area lo scarico Marco Pagnini. Ancora per Gelma sulla sua ala, entra in area,
non c'è nessuno a servire Gelma, poi bloccato da Tonci De Oro. La conclusione, Menichetti la tiene lì, poi Marco Pagnini scalza l'avversario, poi Gelma sull'assist di Paghi che poi scivola. Non ha avuto un buon controllo e allora è rimasto giù anche Samuel Amato. Tutto a posto mentre continuano i cambi in casa azzurra, fuori i due Pagnini, dentro Rodriguez e Banini. Centeno cercare De Oro, Amato, Valdagno che spinge alla caccia di quel gol che potrebbe riaprire tutto. Ancora Tonci De Oro, Gaston Tonci De Oro, tra l'altro ragazzo simpaticissimo, bloccato anche lui. Recupera la pallina Rodriguez, in avanti per Gelma al volo, un gran tiro ma gli esce alto di un soffio. Valdagno che recupera subito, De Oro, Jimenez, pensa anche al tiro ma lì davanti aveva Rodriguez. Il derby argentino l'ha vinto il difensore del Follonica, che subito in avanti per Banini. Ancora Davide Banini che aspetta nuovamente l'arrivo di qualche compagno, nessuno va a chiudere. Costretto a ripiegare su Gelma da centropista, va in dribbling, ne salta tre, poi va a terra, sbaglia però il rinvio il Valdagno, Paghi in aria per Banini, ferma tutto Jimenez, è già dalla parte opposta in area di rigore, pericolo, poi in qualche modo allontana la difesa del Follonica. Recupera però De Oro, Jimenez, non c'è un attimo di tregua, ancora Jimenez dietro la porta, chiuso da Banini, poi il tiro, la pallina è lì, la conclusione di De Oro. Menichetti, non lo so, con la ragnatela Maurizio l'ha bloccata. E ora insomma il pressing del Valdagno si sta facendo intenso, sono stati un paio di minuti lì davanti a Menichetti, insomma le occasioni sono fioccate, però Giovanni questa sera davvero ha tirato giù la sala cinesca fino a questo momento, ha detto sempre di no alle conclusioni degli uomini di Franco Manzo. Si rimane sul 3-0 quando mancano 12 minuti e mezzo alla fine del match. Sì, abbiamo superato la boa di metà del secondo tempo. Intanto si sono un po' presi Banini e Tonci De Oro e si beccano tutti e due il cartellino blu. Franco Ferrari non ha avuto dubbi, sono un po' ostacolati prima di rialzarsi. E quindi Banini e De Oro sono beccati il cartellino blu, non cambia nulla perché loro due escono per due minuti ma rientrano in pista altri due giocatori. Loro però, Banini e De Oro, dovranno stare in panca puniti per due minuti. Pallina in possesso del Valdagno con Samuel Amato per Dario Jimenez, andiamo a cercare Centeno, sfera intercettata, Gelma però non la recupera, Tataranni, lotta Gelma per un attimo, ora Centeno, ancora Tataranni, mi sembra un po' la pista scivolosa Maurizio. Ti sembra? Può essere, sì, può darsi, sai, comunque i giocatori cascano, quindi anche il sudore non è che ogni volta entra l'inserviente ad asciugarla, quindi è gol di Marco Pagnini! E questo è un grandissimo gol di Marco Pagnini, discesa, si è allargato a destra, ha fulminato sul palo basso Guglielmo Trabal, Follonica 4, Valdagno 0, per Marco Pagnini anche per lui nono gol in campionato. E questo è importante per Marco, è un gol che ha cercato, quest'anno la sua media realizzativa non è altissima però abbiamo già detto, ha cambiato modo di giocare, ha cambiato tipologia, insomma anche dagli ultimi anni di Forte dei Marmi il suo apporto alla squadra e anche in altre zone della pista, e stasera però questo gol ci voleva,
abbiamo visto esultare in modo particolare, perché era davvero molto molto importante. Tra l'altro poi un gol di ottima fattura. Eh sì, questo però è un gol che insomma manca sempre 11 minuti, però spezza un po' la partita, perché insomma 4 gol di distacco adesso si fanno impegnativi da recuperare per il Valdagno, che dobbiamo dirlo non ha demeritato assolutamente, ma il Follonica super concentrato, non ha mollato di un centimetro, soprattutto in difesa. Maurizio, lo vorrei sottolineare, insomma, quando erano costretti a difendersi i giocatori del Follonica hanno chiuso tutti i varchi, hanno tenuto lì quelli del Valdagno, insomma difficile trovare spazi per la formazione veneta. Sì, mi limito a dire, Enrico, una partita fino a questo momento, ecco, davvero partita perfetta del Follonica, e quindi non possiamo aggiungere altro, ecco, solo che il vantaggio è importante, perché 4-0 a 10 minuti e mezzo dalla fine è un vantaggio importante, però ovviamente questo è uno sport che ci ha insegnato a stare sempre molto cauti nei giudizi, perché in pochi secondi può succedere quello che non succede in un tempo e mezzo, in sostanza. Quindi 4-0, vantaggio importante, ma partita ancora tutta da giocare. Eh sì, Follonica ha pagato insomma nelle sconfitte di Sarzana e Forte Marmi anche le tante trasferte, soprattutto i viaggi, che non sembra, ma insomma andare anche in Francia, l'aeroplano, il pullman, poi a Sarzana subito dopo poche ore, quindi non è mai semplice. Ora ha avuto una settimana praticamente per preparare la partita, e il Valdagno invece ha giocato, ricordiamolo, mercoledì da questo match. Tanto Menichetti su Amato, e quindi meno giorni di riposo, anche se ha vinto contro Vercelli. E stasera il Capannino è sotto 4-0 quando mancano 10 minuti alla fine. Eh sì, no, effettivamente sì, ha detto bene, il Follonica nelle due ha pagato insomma un po' tutte queste fatiche. Intanto c'è un palo clamoroso, una traversa di Amato, ha pagato anche un po' insomma i viaggi, anche lo stress, poi perché comunque vai, prendi l'aereo, poi vai con il pullman, sono trasferimenti abbastanza pesanti, e quindi va messo un po' tutto nel conto, ecco, quando arrivi poi a dover giocare tante partite ravvicinate. Eh sì, poi insomma, ad esempio a Forte Marmi Follonica ha giocato senza Rodriguez, una pedina che non si può certo... Intanto Menichetti para anche questa, ma c'è il rigore, non ho capito perché, probabilmente la trattenuta in aria. L'arbitro Carlo Iorio ha fischiato subito il penalty, 15 minuti e 45 secondi, rigore per il Valdagno. Ci va Tataranni. Cercherà di bucare dunque Giovanni Menichetti. 9:15 alla fine. Max Tataranni dal dischetto. Va Tataranni, gol all'incrocio dei pali. Accorcia le distanze il Valdagno con il 16° gol stagionale di Max Tataranni. Eh beh, rigore tirato benissimo, insomma, si vedeva, era molto carico, aveva voglia insomma di segnare. Questa volta Menichetti davvero non ha potuto far niente. Menichetti fino a questo momento impeccabile. Eh sì, impeccabile, ha sottolineato la parola, ma insomma mancano sempre 9 minuti. Valdagno si aggrappa a questo gol di speranza. Supera pallina però Paghi, entra in area, va giù, prova anche il tiro, la palla intercettata, la recupera Jimenez. Poi in area Menichetti, blocca Tonci De Oro. Rodriguez, da signore della difesa, amministra la pallina. Gelmà tenta di andarsene, ci riesce David Gelmà in area. Va anche al tiro, ma lì Trabal allontana. Ancora Rodriguez, dietro per Gelmà. Nell'angolo, ma non c'è nessuno. Allora il Valdagno recupera, sta spingendo la formazione veneta. Tonci De Oro, conclusione, la tiene lì Menichetti. Ci sarà dunque ingaggio, ha trattenuto la pallina
Giovanni Menichetti. Mentre Enrico Mariotti ha chiamato un time out. Però sempre Valdagno, Centeno. Ancora Jimenez, ha provato un alzo e schiaccia, la palla è uscita larga. Stefano Paghi sbaglia l'appoggio, allora Jimenez, poi però c'è Marco Pagnini che blocca tutto, tenta di andarsene in mezzo a due, ci riesce Marco Pagnini, indemoniato, limite dell'aria, poi sul tiro la deviazione, ma altra giocata fantastica di Marco Pagnini con Menichetti che la tiene lì sulla conclusione di Jimenez. Rodriguez taglia la pista per Marco Pagnini, Rodriguez, gol! 5-1 Follonica! Deve ringraziare Marco Pagnini, Mario Rodriguez, perché lo ha servito al bacio. E davanti al traballo non ha fallito. Follonica scappa ancora via e Mario Rodriguez si porta 10 gol in campionato. Maurizio, azione travolgente, ma Marco Pagnini, superstar, assist al bacio. Eh sì, anche lui è una serata in grande spolvero, l'avevamo visto pochi istanti fa in un in un'azione personale, si era praticamente bevuto tutta la difesa, poteva poi servire, scaricare su Banini, ma ormai voleva far gol in ogni modo, non ce l'ha fatta, però ha dimostrato che davvero sta bene, in grande forma e buon per il Follonica. Ecco, Follonica torna avanti di 4, 5-1 a 7-17 dalla fine, partita ancora abbastanza lunga, però insomma un bel vantaggio, dai, 5-1 Enrico, comincia a farsi pesante per il Valdagno. Beh, 4 gol da recuperare a questi livelli, insomma, non sono uno scherzo, però effettivamente il Valdagno ci ha sempre creduto, non ha mai mollato. Follonica però stasera mi sembra girare a 1000, come sottolineava Maurizio Ceccarelli. Ruba pallina Centeno, ora Jimenez, avanza Jimenez in mezzo al traffico, Tataranni, Menichetti blocca tutto, erano 2-0. Alla fine arriva un ingaggio fischiato da Franco Ferrari. Maurizio, si erano ritrovati 2-0, ma effettivamente c'era poco spazio per tirare, e Menichetti in qualche modo ha bloccato anche questo. È stato molto bravo, è stato molto bravo ancora una volta Giovanni, poi caos in aria alla fine, poi Franco Ferrari e Iorio hanno optato per un ingaggio per togliere insomma un po' le castagne dal fuoco. Sempre però Valdagno in attacco, non molla, Tataranni, De Oro, cercare Jimenez, poi la sfera in area attraversa tutta l'area di rigore, sempre però Jimenez, lontana la difesa, ma Valdagno spinge, Centeno, Jimenez blocca in area Fede Pagnini, la recupera Mario Rodriguez, 6.5 alla fine, 5-1 il vantaggio del Follonica sul Valdagno. Pagnini, Marco per Rodriguez, mezza a due, Rodriguez però con il fisico resiste. I maremmani vogliono un po' controllare la sfera in questa fase. Banini, cercare Marco Pagnini, ma intercetta Jimenez, si lancia a contropiede, poi De Oro, Centeno e para ancora Menichetti, questo era un gol fatto, perché i passaggi avevano smarcato Centeno, Menichetti si è materializzato e ha stoppato anche questo. Questo vale un gol, Enrico, vale un gol perché ha fatto veramente un miracolo, bravissimo ancora una volta a tenere chiusa la porta del Follonica, e ovviamente passano i secondi e questo va ovviamente a vantaggio del Follonica, che mantiene
i 4 gol di vantaggio, il 5-1, i secondi trascorrono, siamo ormai al limite dei 5 minuti al termine dell'incontro, quindi si rimane sul punteggio di 5-1 Follonica. Sì, Follonica mi sembra un po' in affanno dal punto di vista fisico, ma anche perché Valdagno sta spingendo a 1000 all'ora. La recupera Marco Pagnini, mezzo al traffico, riesce a servire Rodriguez. Fede Pagnini in avanti a cercare Davide Pagnini, il rimbalzo lo tradisce, allora Valdagno che ci prova fino alla fine, la conclusione contrata, ma De Oro è una calamita. Poi in qualche modo Pagnini va in contropiede con Marco, va Pagnini, Marco Pagnini, il tiro largo di Marco Pagnini. Allora De Oro è già dalla parte opposta, ma un po' di fiato anche nel Valdagno, rientra in pista Amato. Jimenez non trova la pallina, Tataranni, ancora Samuel Amato, botta da lunga distanza. Ancora Jimenez in area, pericolo, allontanata la minaccia. Rodriguez per Fede Pagnini, entra in area, si allunga un po', ma c'è la spinta di Tataranni e allora rigore per il Follonica. Si lamenta Max Tataranni, ma Carlo Iorio ha fischiato il penalty. 21-0-3. Enrico Mariotto ha voluto dire qualcosa a Federico Pagnini e Federico Pagnini ha detto a Carlo Iorio probabilmente la posizione di traballa. Faremo a vedere. Pagnini è pronto, Carlo Iorio ha detto appunto a Trabaldi alzare la stecca, va Fede Pagnini e la spara fuori, forse il palo esterno per Fede Pagnini. Si rimane però sul 5-1 e mancano 3:40 alla fine. Pagnini lancia in avanti, Jimenez intercetta. Ora Tataranni non molla, Amato un po' alla cieca ma trova Jimenez nell'angolo, sempre Dario Jimenez in area per Tataranni, la palla schizza sulla stecca di Rodriguez e non vuole spingere, vuole solo mantenere il possesso palla. Fede Pagnini, va Pagnini poi bloccato da Amato. Tonci De Oro, gran botta alta, sarà rimessa in gioco per il Follonica. 3 minuti alla fine, Maurizio. 3 minuti alla fine non sono tantissimi, ecco, diciamo questo, però bisogna sempre stare in guardia. Intanto Marco Pagnini ancora delizia il pubblico con un bel numero. Valdagno comunque ci crede, ci prova fino alla fine, palla ancora intercettata da Rodriguez. Adesso il gioco è un po' caotico, non c'è molto ordine, però trascorrono secondi, siamo a 2 minuti, tanto Marco Pagnini solo davanti a Trebale, è il gol che chiude praticamente la disputa. Ogni volta tolgo il microfono, segna Marco Pagnini, il Follonica la vince 6-1 con la doppietta anche di Marco Pagnini. Ormai Valdagno credo abbia dato tutto, ma Marco Pagnini potrebbe aver messo l'ultimo chiodo di questa partita. Doppietta dunque anche per Marco, che sale a quota 10 in fatto di reti in campionato. Valdagno però ha orgoglio, c'è da battere questa punizione. Amato e Jimenez, stanno un po' parlottando su come battere. Jimenez, ma alla fine intercetta Davide Pagnini. In avanti, però Amato recupera.
Lancio per Tonci De Oro, bloccato da Marco Pagnini, che questa sera, posso dire, è una spanna soprattutto, insieme a Menichetti. Tanto Pagnini in aria, prova il tiro, Trabal, parata da Gatto per Guglielmo Trabal, che l'ha tolta dalla linea, poi va giù. Il giocatore del Valdagno viene fischiato, il fallo, Tataranni con Marco Pagnini, due si parlottano un po', vediamo la decisione. Viene ammonito verbalmente Max Tataranni e si lamenta Tataranni. Ammonito verbalmente anche Tonci De Oro, ma insomma a meno di due minuti dalla fine della partita la tensione c'è e ci può stare. Sì, tornando sull'ultimo episodio, sulla parata di Trabal che ha evitato il settimo gol, insomma sarebbe stato un passivo forse troppo pesante, ecco, anche per quello che abbiamo visto, perché il Valdagno comunque ha disputato un'ottima, davvero un'ottima partita. Sì, intanto Marco Pagnini è andato a tranquillizzare Max Tataranni, ha detto sì, probabilmente ti ho toccato, ma insomma stai calmo. Tataranni però, dall'alto della sua grandissima esperienza, ha voluto comunque dire qualcosa al direttore di gara. Intanto Tataranni si becca il cartellino blu per le troppe proteste. L'arbitro Carlo Iorio ha fatto finta per un po' di non sentire, poi alla fine ha sentito e ha cacciato Max Tataranni. E allora Marco Pagnini va dal dischetto della punizione di prima. A sfidare nuovamente Guglielmo Trabal, parte Marco Pagnini. Il tiro questa volta alto, si rimane dunque sul 6-1. Valdagno chiuderà questa partita con un uomo in meno di movimento. E intanto un gol di Jimenez, ma probabilmente, anzi, palla alta, ha alzato molto la pallina Jimenez per battere Menichetti. 90 secondi alla fine, la pallina Rodriguez. Fede Pagnini, Folonica porta a casa tre punti fondamentali, visto che poi le ultime due gare del girone d'andata dovrà giocarle ancora in trasferta, e che trasferte a Viareggio e Valdagno. Maurizio, a Bassano il Valdagno non perdeva dalla partita con il Breganze, filotto delle ultime cinque vittorie. Questa è una grande impresa, una vittoria davvero, come hai detto tu, fondamentale, intanto perché c'era da riprendersi dopo le due sconfitte consecutive, quella di Sarzana e quella di Forte dei Marmi, e quindi era davvero importantissimo stasera tornare a vincere, e Folonica ha vinto, e ha vinto bene, convincendo, con una prestazione davvero da grande squadra. Poi ci saranno due trasferte molto impegnative, Viareggio e Bassano, e anche la prima di ritorno sarà ancora in trasferta a Monza, quindi un calendario ancora che metterà a dura prova, ecco, i ragazzi di Enrico Mariotti. Tanto ci sono gli applausi del capannino, il Valdagno ha provato, ma Colonia questa sera inarrestabile. Manini, poi Trabal, si impegna Marco, recupera Fede Pagnini. E allora il Follonica nell'undicesima giornata di Serie A1 batte il Valdagno per 6-1. Tre punti fondamentali per la classifica dei Maremmani. Tutti vanno a festeggiare Giovanni Menichetti, davvero gran protagonista anche lui, ha bloccato da tutte le parti gli attaccanti valdagnesi. Maurizio Carelli, io credo che era tanto che non giocava il Follonica al capannino, ma questa partita sarà ricordata a lungo. Sì, davvero ha giocato molto bene, è stata la partita perfetta, e come detto c'era un po' di pressione, perché insomma Follonica veniva da un periodo
non brillantissimo e c'era la necessità di tornare a fare punti. Sono arrivati i punti, ma è arrivata, come ho detto prima, anche la prestazione, quindi una grande partita da grande squadra e quindi complimenti al Follonica, complimenti anche al Valdagno che ha tenuto testa al Follonica per tre quarti di gara, gli ultimi minuti in sostanza contano poco quando il Follonica poi ha segnato il quinto e il sesto gol, però fino a quel punto il Valdagno è stato perfettamente in partita e ha creato numerosi pericoli al Follonica. Sì, credo che, insomma, io l'ho già detto, se sei d'accordo, Giovanni Menichetti per il Follonica assoluto protagonista e poi in attacco Marco Pagnini, perché un paio di gol ma poi giocate, non lo so, deliziose. Sì, sì, loro due su tutti, però insomma io allargherei davvero a tutti i ragazzi, perché il Follonica stasera ha meritato e si sta meritando gli applausi convinti del Capannino. E allora cade al Capannino il Valdagno di Franco Vanzo, seconda sconfitta in campionato. Ritorna a vincere il Follonica, punteggio finale 6-1. Io ringrazio Andrea Burgio per le riprese, che insomma una partita del genere non è mai facile, sono andate a 1000 all'ora per 50 minuti. Grazie al mio amico Maurizio Ceccarelli per il suo commento, da Rio Giovannelli un saluto e ringraziamento, alle prossime sfide con l'Hockey su Pista.